Siamo sempre nell'azienda di Ignazio Schettini a Loseto, Bari, e nel corso di permacultura mediterranea e in compagnia del dottore, come ti devo chiamare? Permacultore, permacultore Stefano Mattei, a cui vogliamo chiedere delle cose. Cioè, prima di tutto ti ringraziamo per partecipare a questo corso. Ti volevo chiedere, Bill Mollison diceva che futili quei rivoluzionari che non hanno un orto, che dipendono dal sistema stesso, che attaccano e che producono parole e pallottole e non cibo e protezione. Ecco, ci potresti spiegare meglio questo concetto? Intanto ringrazio voi di avermi dato l'opportunità di conoscervi e di stare in Puglia, che si sta sempre parecchio bene. Allora, quello che dice in queste parole Mollison è proprio l'essenza della permacultura, dove noi bisogna riappropriarsi delle nostre vite e quindi riuscire quantomeno a essere autosufficienti, quindi di dipendere il meno possibile dall'esterno per quelli che sono i nostri bisogni primari, che sono quello di prodursi il cibo, di costruirsi un riparo e di avere delle relazioni con gli altri e quindi ricostruire le nostre comunità. Quindi non solo di teorizzarle, ma proprio di farle, perché ora è il momento di farle. Benissimo. E quindi esiste un consiglio che ci puoi dare per la costruzione di queste comunità, visto che ne stavi parlando? Il consiglio è quello di rimettersi insieme, come è naturale che sia, in tutte le forme possibili e immaginabili e incominciare a parlare non più dei nostri problemi, ma di come risolvere i nostri problemi. Bastano piccoli gruppi di persone per fare da start-up a questa nuova, per ritornare a riprendersi in mano la nostra vita. Benissimo, entrando nello specifico, quali consigli ti senti di dare a qualcuno che comincia ad approcciarsi alla permacultura e che vuole, per esempio, trasformare in maniera permaculturale un'azienda come questa? Come ha fatto, do il consiglio di come una delle strade, ma poi ce ne sono Certo, tantissime, il tuo punto ognuna di vista. deve trovare la sua. Ad esempio, mi ha fatto Ignazio, è stato eccezionale perché lui aveva il desiderio di fare un corso e questo corso sicuramente non ha la funzione di andare a progettare questo posto. Quello che darà è di aver rimesso insieme 25 persone straordinarie. E quindi questo sarà l'inizio per rimettere in funzione in maniera ottimale non solo questa azienda, ma anche la comunità che ci sta dintorno. E quindi è la prima volta che ti abbiamo qui in Puglia come permacultore. La nostra terra e pietra. Come questi due materiali secondo te potrebbero essere interessanti per la costruzione? Voi avete già tutto, basta guardarsi intorno di come le costruzioni meravigliose avete fatto in tutti questi secoli, quindi non sono certo io che vi posso insegnare nulla, io ho tutto da imparare in questo caso. Bene, e in ultimo volevo chiederti un consiglio di lettura, qualcosa che abbia a che fare con la permacultura, che possa essere di inizio a chi si approccia a questo mondo, nelle costruzioni, per esempio. Ora, purtroppo noi in Italia non abbiamo molta letteratura in questo senso, quindi anzi è uno degli sforzi che tutta la rete permaculturale dovrebbe fare, quella di tradurre libri. Comunque, per quanto riguarda le costruzioni, l'ho detto più volte, noi abbiamo dei libri meravigliosi, il primo in assoluto è Vitruvio, per quanto riguarda la riscoperta delle nostre tradizioni, soprattutto nell'ambito della calce e della terra cruda. Ma più che libri è di mettersi insieme alle persone e di farle le cose, perché
Noi da quando si nasce abbiamo l'uso della parola, poi ci pienano tutti di libri e ci tolga la possibilità invece di farle le cose. Certo. E allora andiamo subito a farle le cose. Grazie. Grazie, grazie Stefano. Grazie a te. E siamo in compagnia dell'ingegnere, ma soprattutto permacultore, Ramesh Kant. E lo ringraziamo per averci offerto questa opportunità di imparare qualcosa di più, di buono, per migliorarci sicuramente nel campo della permacultura. E per prima cosa, vuoi tradurre? Ok. Gli volevo chiedere se ci può spiegare in maniera sintetica che cos'è la permacultura dal suo punto di vista. Okay, with us today, Mr. Ramesh Kant. Grazie. He's a mechanic engineer, then became a permaculturist and is a consultant in permaculture as well. We thank you, Ramesh, for being here for the whole time during the course. Thank you for coming and stay with us. Thank you for having me. First question, grazie a lei. First question today is: what is permaculture for you? Well. Permaculture is, for me, it's a means to create the systems that we rely upon to survive, to have healthy and productive communities. But it gives us a way to do it without destroying the places that we live in. It's something that creates a mutually beneficial system or structure for both. Those relying on the systems we construct in order to survive and to exist, you're able to create something that's healthy for both. And I believe this to be a means to change a lot of the things that we don't like about what we see in the world. So it's a real concrete solution that gives us a way to engage or constructively alter, you know, what it is that we don't like. Okay. Prego. E poi volevo chiedere in che modo la permacultura può aiutarci a risolvere i problemi, un problema importante che abbiamo qui nel clima mediterraneo, la perdita di fertilità del suolo. Come può aiutarci la permacultura a risolvere questo problema? How do you think permaculture can solve the problem here in this kind of landscape, dry land, can solve the problem of the soil, losses of soil fertility? Well, I think the interesting thing is that, you know, one of the things we try to emphasize in permaculture is the importance of pattern, being able to recognize certain patterns, whether they be patterns in nature or patterns in history. Or patterns in society. In this case, I think all three of those aspects I just mentioned could definitely, they apply to being able to address the problems you see here. I think you'll see that the problems you have here in landscape are very similar to the ones you have everywhere. And this has historically been proven to be the case, that when you have deforestation and habitat destruction, over a very long period of time, you're effectively creating, you've removed the things that actually create soil for you. And then once that's gone, then the process of the long-term degradation of landscapes is put into motion. Because this part of the world has a very long history, it's just that process has been that much more protracted. And so you're now at the more, the advanced stages of that degradation. So there really needs to be a focused effort to put back the infrastructure that's been taken away that creates this vital resource that is soil. E, durante il corso hai parlato di esempi di persone straordinarie come Matt Kilby e Tony Rinaldo, per fare due esempi, persone che hanno trasformato dei paesaggi aridi in paesaggi ricchi di vegetazione. E questo è stato possibile grazie all'aiuto di una comunità.
Ecco, in che modo è stato possibile attuare questo coinvolgimento della comunità? During the course you told us about a couple of people like Tony Rinaldo and Matt Kimmy. They've been able to through strategies to change the landscape, the dry land landscape. And they've been supported by a community as well. And how do you think we can move on from starting from this project? How do you think we can move on? Well, I think being able to communicate with regional authorities, national authorities, local governments, and convey to them the importance of supporting the work, of helping to resource the work, it's something that can benefit many people if you're able to address these specific problems. We've been able to see where similar efforts have been taken on, very large-scale efforts, like in China, for example, the Los Plateaux project. But that was something that was supported by the national government in China, in addition to certain international bodies like the World Bank. However problematic the history of the World Bank may be in certain instances, in this particular example, they did an amazing job to rehabilitate a very damaged region of China, which was effectively the cradle of Chinese civilization. It demonstrates the exact same idea, the same principle that I had mentioned before in the last question, is that it's just the long-term degradation that needs to be addressed. You have to put back this natural infrastructure, which created the fertility, it created the productivity, it created the stability, it allowed you to store water, it allowed you to cycle energy, produce building material, food, all of those things. There's a very pointed, focused effort on restoring those things that has to be undertaken. And I think government, communities, all of those entities are going to be very important for that to have the type of effect it needs to have. E in ultimo, anche per te volevamo chiederti, hai citato diversi libri, ce n'è uno in particolare che rappresenta il pensiero permaculturale più di altri? You've been talking about lots of different books. Mm. And what books do you think they can synthesize like the permaculture thought like very well? Well, I always begin with Bill Mollison's books. He's the co-founder of permaculture. He really is the sort of the intellectual and strategic well from which a lot of this thought springs forth. I think there are books like Jared Diamond's Collapse, which really, again, explains sort of the historical character of these phenomena, why civilizations fall apart. There are many other books. Teeming with Microbes is an excellent book, which is an introduction and an explanation of this concept of the soil food web, and how you can practically take advantage of this knowledge about soil and apply it to landscapes. There's so many. I'm trying to think of another one. You're going to have a whole laundry list of books that you can tell your audience. We're going to translate them as well. Yes, and you're going to translate them. And actually, I'm glad you mentioned that because I think it's also important that the texts be made available in a variety of languages, but in particular in Italian. I don't think you really have access to the information that you should. And I think, again, the effort should be supported in making that information available. Another book, a couple of books that just came to mind are Brad Lancaster's books on water harvesting. They've been translated into Arabic. You know, there's no reason why you couldn't translate it into Italian. Yeah. Bene, ti ringraziamo per essere qui e speriamo di trovarti presto in Puglia per farti conoscere tutto il resto. Thank you very much for being here. Well, thank you very much for having me, and hopefully we hope to see you soon. Oh, I definitely would like to come back. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Okay. Aspetta, sono l'ultima cosa. Last question for Mr. Kent. Oh yes. No, not for Kent, for you.
Ah, per me? No, there's no translation problem here. No. Please stay with us. I'll stay with you. It's like a supportive tree. Yes. Ignazio. Ignazio Schettini, agronomo e neopermacultore. Ti vogliamo chiedere che cosa ti ha spinto a costruire questo laboratorio dal basso di permacultura mediterranea. Ma la questione è semplice. Gli studi fatti all'università non mi hanno mai dato la possibilità di riuscire a capire come organizzare il sistema. Le nozioni erano singole, erano individuali, erano per soggetti, ma mai c'è stata la possibilità di mettere tutti gli elementi che ci hanno spiegato a sistema. Per la prima volta nel 2010 mi sono trovato a gestire un'azienda agricola, per cui mi sono trovato a dover pensare a come utilizzare gli elementi all'interno del sistema. E tutto è nato essenzialmente da una ricerca online, mentre ero in Inghilterra. Mi sono imbattuto nella parola permacultura e ho avuto l'effetto tsunami praticamente. Non me ne sono mai riuscito a staccare. Poi chiaramente ho sempre avuto la volontà di fare un corso, e grazie anche all'ARTI e alla Regione Puglia, alle due associazioni che mi hanno supportato nell'organizzazione, sono riuscito a organizzarlo e a parteciparlo, quindi è una felicità immensa. E quindi volevamo chiederti, ma ci sembra scontata la risposta, se questo laboratorio dal basso ha soddisfatto le tue aspettative rispetto al corso. Beh, sì, sono soddisfatto perché il gruppo è soddisfatto. Il gruppo è soddisfatto e abbiamo avuto la partecipazione di 25 singoli individui che si sono messi a sistema, e nonostante il corso fosse gratuito sono riusciti a partecipare dal primo fino all'ultimo giorno. Nessuno di loro è mai venuto a mancare, quindi questo significa che il corso ha avuto un grosso effetto, successo. Sì. E grazie a Ilaria anche che ha aiutato nell'organizzazione. E volevo, grazie a te soprattutto, volevo chiederti come continuerà questo progetto dopo il corso. Beh, adesso il gruppo deve fare sistema, perché sino ad oggi abbiamo condiviso l'esperienza di poter seguire un corso in permacultura, ma adesso il gruppo dovrebbe iniziare, dopo una pausa, a pensare a come poter lavorare insieme, a come costruire una rete partendo da Bari, poi espandendosi in Puglia e nel Mediterraneo, perché l'obiettivo, come lo dice anche il titolo del laboratorio, è un laboratorio di permacultura mediterranea, quindi il gruppo si occuperà essenzialmente di quelli che sono i problemi e troverà le soluzioni all'interno dell'area mediterranea. Benissimo. E in Sud America si dice che per augurare a qualcuno di progredire nel suo progetto sogna bene, e quindi noi ti auguriamo di sognare benissimo, non grazie. Bene. Grazie a te, Ignazio. Grazie. Thank you, sir.